Amici di Vucirio, buonasera, altri appuntamenti, altra puntata, ancora una volta il mio amico Michele Cucuzza. Ciao, buonasera. Giusi, buonasera, benvenuto, bentrovato. Arriva sempre gioioso, la cosa bella è questa, ma forse perché è siciliano ed è nostro. Ci tengo moltissimo al fatto di essere siciliano, però dipende anche naturalmente dalla tua ospitalità e dagli ospiti che abbiamo. Sì, lui sempre puntualizza gli ospiti che abbiamo, gli ospiti che si raccontano a Vucirio. Oggi un ospite particolarissimo, discusso, è un uomo coraggioso e tenace. Stiamo parlando del famoso Pino Magnaci. Benvenuto a Vucirio, Pino. Benvenuto, grazie a voi dell'invito. E diciamo, com'era, tenace e coraggioso. Condivido in pieno. Ma vedi, io ripeto fino alla nausea, proprio, sai, sì. È diventata una specie di tiritera. Un'icona è diventato lui. No, quale icona? ripeto fino alla nausea che noi di Teleiato non facciamo altro che quello che dovrebbero fare tutti, cioè il giornalismo vero, il giornalismo dalla diciamo schiena. Diciamo che lui è un giornalista, eh? Dalla schiena dritta, sì, giornalista non tanto per il tesserino, perché quello è una, ricordo ai vostri telespettatori, scusate, sono preso dal... Vabbè, che, abituato comunque, con la televisione. Non è il tesserino che fa il giornalista, ma questa legge c'è in Italia, purtroppo se dell'ex dura l'ex, si deve rispettare. Ma quello che fa il vero giornalista è la strada, l'andare a raccontare quello che succede così com'è, senza essere Bravo. Politicizzato, Fatti. Né di destra né di sinistra. Il problema invece in Italia è che l'informazione è tutta politicizzata. Guarda, dipende anche che canale guardi, sai che Rai 3 guardi un canale di sinistra, Rai 2 guardi un canale di centro, Rai 1 non si capisce più, non parliamo di Mediaset, mettiamoci un velo pietoso, perché là sono dipendenti del padrone o la voce del padrone, e quindi se guardi la 7 sai a chi appartiene, quindi non è questo il modo di fare il giornalismo. E io continuo a ripetere, non me ne voglia Santoro, che recentemente ha fatto guadagnare voti al Berlusca, visto con la trasmissione che ha fatto. Ecco, scusa, è Teleiato di che area è? E noi siamo di aria e basta, nel senso è che un segno d'aria. A Partinico c'è aria fresca, ma è molto calda quando bruciano le macchine, quando le cosche mafiose entrano in conflitto tra di loro, si sparano, si ammazzano. E noi raccontiamo un territorio molto difficile, però dico, colgo l'occasione, sai, mi faccio pure io, ogni tanto qualche spot me lo faccio, mi hanno fatto pure quello elettorale senza essere candidato, quindi me ne faccio io uno spot. Teleiato è sbarcato a Palermo e al 273, se volete sintonizzarvi e guardare il telegiornale, a Palermo e dintorni c'è anche Teleiato. Questo è l'obiettivo di portare Teleiato in tutta la Sicilia, farla vedere in tutta la Sicilia. Ma già Teleiato è conosciuto in tutto il mondo, vedi? Non solo in tutta la Sicilia, anche Pino Magnaci. Sì, sono venute tutte le televisioni del mondo, anche Al Jazeera ti comunico. Siamo andati a finire pure, non vorrei che qualche islamico viene a Partinico e dobbiamo avere pure a che fare con... Ora che c'è la guerra in mano. Appunto, ecco. Perché, ecco, la cosa strana. Perché raccontiamo e facciamo semplicemente il nostro lavoro, che a quanto pare è una cosa strana. Ma come è cominciato? Come è cominciato? Michele, io nel 1999 rilevo Teleiato, quindi già sono ben 14 anni che dormo semplicemente 3-4 ore a notte, perché il mio lavoro è da 20 a 21 ore a 19 ore, generalmente. Perché vedi, nel 99 partiamo da capo, Teleiato sta per chiudere, perché era una televisione comunitaria ed è una televisione comunitaria. Ti ricordo, le televisioni comunitarie, a differenza delle commerciali, possono semplicemente fare solo 3 minuti di pubblicità ogni ora, e spiegavo anche il fatto che il telegiornale dura 2 ore per avere la possibilità di mettere una fascia in più e poter fare sopravvivere la televisione. E
60% di autoproduzione. Infatti noi riprendiamo quelle che sono tutte le attività del comprensorio dove arriva Teleato, che poi noi abbiamo un bel bacino. Arriviamo, non bacino nel senso di bacino d'utenza, sì. Ecco, non vorrei che qualcuno fraintende. È anche spiritoso, visto che è simpatico. Arriviamo a Corleone, arriviamo a Camporreale, Roccamena, Campofelice, San Giuseppe Iato, San Cipirrello, Cinisi, Terrasini, Montelepre, Partenico, definiti ad alta densità mafiosa. E sinceramente, Michele, questo ti devo dire che a me non piace, perché continuo a ripetere che la maggior parte dei siciliani siamo delle persone oneste. Lo dico a te che sei, di dove sei? Catania. Di Catania. Ah, è siciliano, quello. Palermo batte Catania 1-0, quindi siamo da qui e mettiamo i puntini. Non parla, mica. E quindi, per noi siamo 5 milioni, per 5.000 schedati mafiosi, questa terra diventa terra di mafia, o Corleone diventa la patria dei boss. Non è così. Noi spieghiamo e facciamo i nomi e cognomi delle famiglie mafiose presenti nel territorio e additandoli alla pubblica gogna. Un mafioso va sputato, schifiato, emarginato, non salutato, lo ripetiamo ogni giorno. Abbiamo dei bellissimi spot, iniziamo il nostro telegiornale dove ci sono dei bambini che dicono no al racket. C'è un bambino che dice che mi sono venuto a chiedere il pizzo. E io gli ho risposto, pezzo, sto cazzo. Ecco, anche questo modo così non è volgare, perché un mafioso va sempre offeso e denigrato, e quindi non è volgarità. Anche questo modo di porgerci al nostro telespettatore con molta ironia, che scaccia un po' anche la paura, fa sì che abbiamo un audience altissimo. Vediamo quali sono i nomi che oggi fa i nomaniaci. Ma questo perché tu hai detto... Io perché ho detto all'inizio della trasmissione un uomo coraggioso? Perché quello incosciente che... più che coraggioso forse. Ma nell'incoscienza c'è anche il coraggio, vedi? Perché il coraggio bisogna farlo uscire fuori, perché nessuno ha mai fatto un telegiornale che fai tu. Mettiamola così, l'ha fatto anche Michele, guarda, aspettiamo te e aspettiamo anche l'editore. Ma io sono venuta assieme a Michele da te a fare il telegiornale. E vedi, ti bruciano poi le macchine o ti fanno gli attentati perché vieni lasciato solo. Tu immaginate invece se 100 giornalisti denunciano quello che effettivamente è il cancro della nostra terra, soprattutto le collusioni tra la mafia e la politica, perché è lì il vero nervo, questo cordone ombelicale che lega la mafia con la politica. Tu pensi che bruciano 100 macchine, che fanno 100 attentati? Che c'è un piano per la eliminazione fisica di 100 giornalisti? Credo proprio di no. Ma questa solidarietà tu non ce l'hai, non l'avresti? Sì che ce l'ho, no, guarda, sì. Guarda, ti dico una cosa che è veramente è quella che ci dà la forza e il coraggio di andare avanti. Perché molto spesso quando succedono queste intimidazioni o le lettere di minaccia che ti arrivano giornalmente, sai, viene la voglia di spegnere il contatore della corrente elettrica e dire ma lasciamo perdere, specialmente quando tu sai benissimo che Teleato è a conduzione familiare, io e i miei figli, mia figlia Letizia recentemente ha vinto anche il premio nazionale Caponnetto, ha vinto il premio internazionale Maria Grazia Guturi. Complimenti. Mio figlio Giovanni una settimana fa gli hanno bruciato due macchine. A tuo figlio? A mio figlio, perché poi si appoggiano sul muretto basso cercando di intimidirmi. Poi le telefonate anonime di minaccia di morte. E sta andando a finire che mio figlio è più scortato di me. E allora, quindi tu sei scortato, diciamolo. Io sono sotto tutela da 5 anni e me l'hanno rinnovata per altri 5 anni. E io sono costretto perché? A camminare con i carabinieri. E colgo l'occasione per ringraziarli, ma anche la polizia o la guardia di finanza sul territorio hanno, diciamo, l'indirizzo di continuamente passare da Teleato, dall'abitazione, per cercare di tutelarci. Ho rifiutato la scorta per 23 volte, non perché mi sento un eroe, ma semplicemente perché questo mestiere con la scorta dietro non la puoi fare, non lo puoi fare.
molto spesso ti arriva la telefonata di correre che c'è la macchina bruciata o il negozio che è saltenario, dovrei aspettare i carabinieri, che ti poi tu uscire. Non puoi andare a fare il servizio. Noi siamo quelli che siamo sempre i primi ad arrivare sul posto, come siamo stati sempre i primi ad arrivare sui covi dei malavitosi. E sai che è bello, che adrenalina accompagnare boss che si annatano all'interno delle pace galere quasi piangenti o che non riescono a guardare la telecamera. Scusa, e scusate il termine, ma che cazzo di boss sei? Quando ti vieni arrestato alzi le mani e gridi innocente sono. Ovviamente io gli ho detto vuoi la mamma, e mi pare pure giusto. Ora, questa terra viene prevaricata da questi malavitosi solo perché li fanno vivere nella paura. Ma guarda che se li prende uno a uno e gli dai quattro schiaffi, ti rovesciano pure il latte dalla mano. Ma a che punto siamo nella battaglia contro la mafia? Perché da quello che dici sembra che sia ancora, ahimè, purtroppo... No, guarda, io ti devo dire che il territorio coperto da Teleato, i più grossi malavitosi, cioè i più grossi boss, sono tutti all'interno della pace galera. Ma meno male. Abbiamo poi quella manovalanza che io chiamo e loro si incazzano, perché mi piace farli incazzare, mettiamola così, mi piace farli incazzare, gli scassapagliaro, quella traduzione non credo di no. Per me no, questi che scendono in piazza, oggi non c'è nessuno, si annacano, comando io, anche perché hanno questo atteggiamento ondulatorio, che secondo me è l'inizio del bunga bunga. E allora, questo è quello che facciamo noi, la normalità. Una redazione fatta da giovani, pensa che con l'avvento del vegetale celeste, un vecchietto mi ha chiamato e mi ha detto, dice, ma ci siete passati sul vegetale celeste? E dice, ci siamo passati, dice, è un numero, 2, 7, 3, mica lungo, e chi sono nel tuo ministero? Quindi 2, 7, 3, facile facile, e si sintonizza con Teleato. Noi facciamo questo tipo di informazione giornalmente e grazie al digitale terrestre abbiamo moltiplicato le reti, perché adesso è nata il sogno di Pino Magnaccio, sai qual era, giusto? Una scuola di giornalismo nel territorio fatto dai giovani provenienti da tutta Italia. Nasce Tele Junior. Il 275 adesso è Tele Junior. E abbiamo qualcosa come 40 ragazzi provenienti da Firenze, Milano, Bologna, Trieste, che vengono e devono fare semplicemente caccia la telecamera, caccia un microfono, vai a cercarti la notizia e realizza un telegiornale, realizza un'inchiesta, scendi a Palermo, vai a vedere se sono ritornati Ginzerillo, quelli cacciati via dai colpi di Kalashnikov di Totorrina e che adesso si stanno riorganizzando, ritorna e fai il telegiornale. Una scuola di giornalismo, qualche presidente dell'ordine che mi ascolta, gratis, non a pagamento, alloggio e vitto a nostro carico e ragazzi in gamba che corrono, saltano cancelli, vanno a controllare anche la mia amica, signora Bertolino, colgo l'occasione per salutarla, la ringrazio sempre delle sue 200 querele che mi ha regalato, come lei ben sa le abbiamo vinte tutte, quindi... Significa che funziona, non farò più lo spogliarello davanti alla sua distilleria, anche perché mi chiedo sbagliato data. Cioè? Il 31 dicembre mi sono spogliato nudo davanti alla distilleria, minchia freddo. Mi sono strato tutto. Senti, con questo tuo modo di fare, questo tuo modo di proporti, che poi tra le altre cose è un distinguo, ti distingue abbastanza... Ma quante aggressioni mafiose hai avuto tu, la tua televisione o tu personalmente? Noi nel corso degli anni abbiamo avuto qualcosa come 40 gomme tagliate, abbiamo avuto 20 delle macchine spaccate, 2 macchine bruciate, e io ho avuto un'aggressione fisica da parte del figlio di un boss mafioso che ha tentato di uccidermi con la cravatta, non c'è riuscito perché mio papà mi ha insegnato il doppio nodo e il doppio nodo non è scorsoio, quindi l'ha preso lì e sono riuscito a salvarmi solo per questo. E poi recentemente ho saputo che c'è un piano per la mia eliminazione fisica. C'è un piano addirittura? Sì, è portato avanti dai boss mafiosi di Partinico, Terracini, Cinisi, Giardinello, Monterepre, del comprensorio e che è stato, diciamo,
ne siamo venuti a conoscenza perché chi doveva eseguirlo è stato arrestato per un'altra operazione, per una operazione a Dio Pizzo. Poi questi si pentono, sai, cioè questi banditi che si pentono e ha raccontato che c'era questo piano per farmi fuori. Ovviamente il prefetto mi ha chiamato immediatamente alla scorta, cosa sta calmo? Sia calmo, signor prefetto. Perché il problema si pone che ormai la storia ci insegna che quando loro decidono di farti fuori non c'è scorta che tiene. E quindi perché dovrebbe rischiare un carabiniere o due carabinieri o quattro carabinieri? Perché se lo stronzo sono io. Questo è molto nobile quello che tu dici. Infatti, però ti, la domanda è inevitabile, ma perché non pensare di magari di per un periodo andare da... No, guarda, io non gliela do vinta nella maniera più assoluta, anzi ti dico addirittura faccio di più. Per esempio la mattina i carabinieri, io scendo dalla televisione alle 6 e mi accompagnano a casa, alle 9 ridiscendo da casa e dovrei dare le chiavi della macchina ai carabinieri che dovrebbero fare, diciamo, la bonifica della macchina, sì, e poi metterla in moto. Se non saltano in aria io esco. E invece facciamo al contrario, litighiamo, la gazzella la tirano 20 metri indietro, la macchina me la metto in moto io. Se, come fino adesso è successo, non succede niente, ci andiamo a prendere il caffè, tutto bene. Se succede qualcosa, qualche stronzo che dà la notizia lo trova. Ma attenzione, non è una vita bella. Soprattutto, non tanto per me, perché io continuo a dire che ormai ho 60 anni, sono in menopausa, quindi... Vabbè, che c'entra? Ma il pensiero che i miei figli, io ho Letizia che ha 28 anni, Giovanni 25, e l'ultima che ha 19 anni e che ho tentato di tenere fuori dalla televisione, ma alla fine non ci sono riuscito perché studiava quando ha fatto il compleanno, il suo 18° compleanno, mi ha detto io a scuola non ci vado più perché voglio stare accanto a mia sorella. Io gli ho detto ti rompo le corna e lei mi ha risposto io chiamo a telefono azzurro e io gli ho detto le corna te le rompo ugualmente e lei mi ha risposto ma che sei visto, i Fantastici 4 o Superman? Ormai questi giovani moderni. E anche lei fa parte adesso della redazione, quella che fa la regia. Il mio pensiero va a loro perché sono diventati peggio di me. E sai che bello vedere Letizia non solo premiata, ma quando ci sono le sirene di carabinieri o polizia fare vai 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 vai, che minchia si lavora, c'è qualche pezzo di merda che lo portano in galera. Perché se non lo sapete, noi i mafiosi li chiamiamo PDM, che non è un partito. PDM sono pezzi di merda, o PDS, popolo di stronzi. Quello è il PDL, popolo delle lucciole, un'altra cosa. Andiamo avanti. Andiamo avanti con... È un personaggio a tutti gli effetti, il nostro amico Pino Maniaci. Senti, ma tutta questa cosa, adesso devi dirmi la verità, si vede la tua tenacia, la tua... Ma vedi, non sei preoccupato, non hai paura di tutto questo? Devi essere sincero. Io ricordo che Michele è venuto in televisione quando noi abbiamo inaugurato i nuovi studi, Michele, stavo diventando quasi come Mediaset. Complimenti. Ti spiego, per l'avvento del digitale noi dobbiamo accendere altre televisioni, quindi avevamo bisogno di spazio, perché tu ricorderai che Teleiato era tre stanze e la stanza più grande che avevamo è il bagno. Perché quando abbiamo paura andiamo a cagare, ce la facciamo passare. Ecco. Perché non è che non abbiamo paura, abbiamo paura. Ecco, il problema invece si pone che adesso Teleiato è sei stanze e la cosa più importante, due bagni. Ah, ecco, due, perfetto, quindi, doppi servizi, perfetto. Ecco, anche perché ci sono i ragazzi che vengono da fuori, quindi c'è maggiore affluenza. Ovviamente non si vive bene, soprattutto ho paura, molto spesso anche... quando so che davanti alla televisione ci sono i carabinieri, e c'è stato un periodo, specialmente il periodo dell'aggressione fisica, che aprivo la porta e avevo sempre l'impressione di avere davanti una canna di una 38 che mi sparava. Ma vedi, noi siamo diventati un simbolo per i nostri telespettatori, una guida, una istituzione.
ormai la gente ha speranza e fiducia in Tereiato, che sta cambiando un territorio, non lo dico io, lo dicono le forze di polizia, l'80% dei commercianti non paga più il pizzo e si fa bruciare le macchine, al contrario, perché non lo paga. Noi abbiamo cambiato una realtà, quindi ecco perché ti dico io voglio una Tereiato regionale. Noi abbiamo un obiettivo, liberare questa terra da questo cancro mafioso e fare venire gli studenti o i turisti in Sicilia per le nostre bellezze architettoniche. Cosa manca? C'è questo problema, per esempio, i beni sequestrati, si dice il nodo è l'economia, tu hai parlato anche dei rapporti che qualche volta vengono fuori con la politica. Noi gli ultimi due presidenti della regione siciliana ne abbiamo uno arrestato e uno sotto processo per fatti di mafia, questo è il segnale che diamo all'esterno. E poi c'è l'economia. E poi c'è l'economia sommersa. Però com'è cose. Che non funziona? Cioè che non funziona questo, il sequestro dei beni, poi non si riesce a renderli socializzati? C'è diciamo tutto un iter che è complesso e farraginoso, perché vedi, addirittura si sequestra e si confisca poi un bene nell'arco di 10 anni, quel bene ha il tempo di distruggersi e poi ci vogliono i milioni di euro per poterlo rimettere in piede e poi eventualmente affidarlo alle cooperative. È un iter troppo lungo, troppo complesso, per cui le varie cooperative vengono in possesso dei beni già distrutti, quando invece potrebbero averli al momento in cui sono ancora operativi e quindi eventualmente anche non far perdere quei posti di lavoro, quegli operai che sono costretti ad andare a casa o che lavorano in quell'azienda con il proprietario mafioso, perché non è che noi dobbiamo confondere che la Sicilia siamo tutti mafiosi, ci sono le persone per bene soprattutto che, come si dice dalle nostre parti, si va a buscare un pane, si susa la mattina, infatti, e tano un sangue per portare un pezzo di pane a casa. E invece qua ci vengono a visitare, sai, ci vengono a visitare magari per andare a Corleone e vedere se incontrano, grazie anche alle fiction di qualche di qualcuno. Se io in inglese sono legato, si dice fiction. No, perché io sono fermo alle escort. Dice che fa figo. Noi a Palermo mi chiamiamo in altra maniera, no? Ora escort fa figo, ma è francese. Per cui vengono per venire a trovare il mafioso con la coppola, a cavallo, magari con la rupara. Sì, gli ho detto avete sbagliato indirizzo, e qua ormai al massimo li abbiamo mandati al nord, quindi li avete tutti lì, avete la mafia, l'andrangheta, la Sacra Corona Unita, qualche c'è una town, le mafie russe, anche perché Giuseppe Salvatore Rina è cittadino padovano e tra le altre cose abbiamo saputo che le padovane, guarda caso, sapendo che lì c'è il figlio di Don Totò, fanno la fila dietro la porta, fanno le gallinelle padovane per farsi il figlio del boss. Fa figo, cavolo. Figo. Ci scusiamo con i padovani eventualmente. No, guarda che è così accertato e abbiamo realizzato servizi e io personalmente sono stato a Padova a inseguirlo, quindi non diciamo niente di nuovo. E allora, prima di concludere, Pino Maniaci, diciamo così, le tue intenzioni, allora, quello che vorrai fare in futuro, cosa ti piace, cosa sarà, indipendentemente a parte il fatto della scuola di giornalismo, il sogno di Pino Maniaci? Tereiato che diventa una televisione regionale che si occupi di combattere la mafia, di vincerla. Continuare ad occuparsi, certo, di questo. Di vincerla e poi magari, non lo so, darci alle culinarie, non col doppio senso, culinarie. Culinarie. Tutta una parola. Culinarie. Ecco. E quindi invece di parlare di mafia, parlare della buona cucina del Mediterraneo, eccetera. Tu sei appassionato. Perché? Io sono una buona forchetta, anche se non sembra, perché poi alla fine forse perché vado correndo dimostri troppo. Dimostri bene, cioè mangi bene, ecco, lo dimostri. E consumo moltissimo. E consumi molto, ecco, certo. Anche se perché dormi poco, poi tra le altre cose. Nonostante la mia età, ancora consumo. Nel senso, mi consumo che corre, ecco, in questo senso. Guarda, mi hai lasciato a Michele in questa puntata senza parole. No, io Michele mi conosce abbastanza bene. Sono un suo antico ammiratore, lo considero davvero uno dei. Michele, guarda, ti racconto una cosa graziosa. Ci siamo incontrati recentemente, oltre che a Tereiato, a Reggio Calabria, dove ho fatto scappare un vescovo, se tu ti ricordi. Cioè, perché com'è stato? Aspetta, fammi. siamo su un palco, sì, a Reggio Calabria, stai incominciando a carburare
E c'è un, tu immagina, sale un vescovo, io ce l'ho con i giornalisti, io ce l'ho con i giornalisti. Però che lui non è fanno, amico tuo, lui è un giornalista speciale. Che non fanno il proprio dovere, che non fanno l'informazione corretta, che sono politicizzati, come Michele Santoro, come Bruno Vespa, come tutti politicizzati. Ci siamo fatti un po' di amici. Saluto Marco Travaglio, che come dice Berlusconi, campa solo su Berlusconi, se muore Berlusconi è Dell'Utri, è disoccupato. Comunque questa è un'altra storia. Ci troviamo lì e c'è un vescovo che sta sul palco e dice: io ce l'ho con i giornalisti, perché questi giornalisti dipingono la Calabria come una cloaca. Te lo ricordi? Mezzica. Salgo sul palco e ci dico: cara eccellenza, ci facciamo un altro po' di amici. La Chiesa nel tempo è stata silente e connivente con i mafiosi e con gli indanghetisti. E non solo, ad oggi si fa pagare ancora il pizzo, perché per uscire il santo volete i soldini. E allora? Qui scattano le querele, le cose. Sì, non ti preoccupare, mi assumo io la responsabilità e vi firmo tutte le liberatorie. Con tutte le congregazioni che noi abbiamo in Calabria e in Sicilia, dove all'interno sono pieni di mafiosi e malandrini che portano il Cristo morto e si annacano per far vedere la propria potenza, incominciate a fare veramente lotta alla mafia e a liberarvi da queste zavorre. E poi parliamo dei giornalisti che definiscono la Calabria o la Sicilia una cloaca. Ognuno, e questo penso che è il messaggio che vorrei dare a tutti, deve fare semplicemente il proprio dovere. La legalità non è un elastico che si allunga o si stringe. La legalità è semplicemente, nemmeno quello che fa Pino Maniaci, che è magari un po' più schizzato degli altri, è quello della quotidianità, di ogni giorno rispettare quelle che sono le leggi, le regole. Anche mafiosità per me è la ragazza che chiede al papà di andarla a raccomandare per gli esami, perché noi abbiamo questa mentalità, questa malformazione proprio, per cui io continuo a dire che il siciliano quando nasce, quando ci tirano i peli, nasce omertoso, perché non piange subito, giusto, aspetta un poco, piange dopo. E con questo, signori, con questa conclusione così forte, noi vi diamo appuntamento. Lascia vedere che siamo comunque onorati di averti avuto qua. Grazie a voi della vostra ospitalità. E grazie Pino Maniaci, grazie veramente. Buon lavoro, buonasera.